Buonasera, pagina Facebook della Juve Caserta 2021. Sconfitta per i bianconeri, per la Paver di Caserta contro la Virtus Cassino per 73-82. Siamo qui con Niccolò Moffa. Ciao Niccolò. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto una partita che è stata ben approcciata dalla squadra e ha visto una grandissima difesa nei primi 20 minuti, ottima circolazione del pallone. Poi dal terzo quarto in poi Cassino ha alzato i G del motore, più in difesa che in attacco. Sì, siamo partiti sull'onda della partita che abbiamo fatto con Salerno. Avevamo 2 giorni per prepararla e abbiamo fatto il possibile. E siamo partiti bene in difesa. Al secondo tempo probabilmente siamo calati un attimo fisicamente, e forse anche per i residui della partita di domenica. Loro sapevamo che era una squadra che non molla mai, ce lo siamo detto e l'abbiamo visto oggi in campo. Peccato perché è la prima partita a Caserta di quest'anno e speravamo di finire con un risultato diverso. Un risultato diverso, ma comunque sia bisogna ripartire nel caso, da quello che si è visto nei primi 20 minuti, una squadra che si è applicata tantissimo, abnegazione, anche una ottima ricerca del pallone nella fase offensiva, riuscendo a creare molto spesso dei tiri aperti. Una squadra che ha giocato in squadra. Sì, quella, la differenza è quella. Se giochiamo insieme, muovendo la palla e trovando i giusti spazi, siamo una squadra, altrimenti siamo un'altra. Adesso domenica ci aspetta un'altra partita qua in casa, quindi domani già da stasera dobbiamo dimenticare, tenendo le cose buone e cercando di migliorare le cose positive in questi 3 giorni che ci aspettano prima di la partita di domenica, però come hai detto te con quelle basi lì, se continuiamo a giocare insieme siamo un'ottima squadra. Anche perché c'è anche da dire, alla partita di andata contro Montecatini, che adesso è prima in classifica, comunque sia, ve la siete giocata fino all'ultimo. Quindi, ok, la classifica, classico scontro testa contro coda, però nel basket nulla è deciso. No, ma poi è un campionato difficile, un campionato che con i 2 punti di oggi forse noi ci dava ancora un po' più di speranza, Certo. però come stiamo vedendo tutte le squadre possono vincere con tutti, perché la stessa Cassino ha battuto la Libertas Livorno, che è una signora squadra di due, e quindi come ti ho detto tutti possono vincere con tutti, quindi dobbiamo metterci massimo impegno con la testa alta, dobbiamo sempre continuare a dare il meglio di noi e sperare di vedere qualche risultato che secondo me per il lavoro che facciamo anche durante tutte le settimane, l'impegno che ci mettiamo, ci meritiamo. Benissimo, grazie Niccolò, ti ringrazio per il tuo tempo, ti facciamo andare Grazie a fare la doccia e grazie ancora, ci vediamo a te. Ci domenica. vediamo domenica. Grazie. Ti prendiamo il microfono così abbiamo subito il secondo intervistato. È con noi Flavio Gai. Ciao Flavio. Ciao, buonasera. Allora Flavio, iniziamo da una piccola recensione, perdonami il termine, del match. Se avete fatto fatica nei primi 20 minuti, soprattutto in attacco, solo 28 punti segnati. E soprattutto 2 su 10 da 3 punti, invece squadra completamente diversa nel terzo e quarto parziale. Punti segnati 54 da 3, 6 su 9 complessivo, con 3 su 3 dall'arco nell'ultimo quarto, se non vado errato. Che cosa vi ha detto Coach Auletta negli spogliatoi? Diciamo che siamo partiti male, Caserta ci ha messo le mani addosso dall'inizio, un po' questa cosa l'abbiamo sofferta, e infatti 28 punti nel primo quarto penso non l'abbiamo mai fatti. Siamo andati negli spogliatoi, il coach ci ha detto di stare tranquilli, giocare come sappiamo e muovere la palla, perché nel primo tempo non giocavamo più per le iniziative personali, un po' timorosi, un po' ecco, tesi. Poi ci siamo lasciati andare e da lì è venuto fuori tutto quello che facciamo poi in allenamento. E intanto facciamo anche un piccolo focus sulla tua partita, perché un po' si rispecchia nel match di Cassino. Hai iniziato tirando maluccio, 0 su 4 da 3 punti, se non vado errato, nei primi 20 minuti, e con la difesa di Mastroianni, che era stata asfissiante su di te. Ho visto anche un pochino di trash talking fra di voi, Fa un paio parte di del chiacchiere, gioco, a certo. parte del gioco, assolutamente. Poi però ti si è accesa la miccia, forse dopo quel tecnico che
ti hanno fischiato quando, dopo quell'assist che avevi fatto, ti sei un po' arrabbiato vicino a una sedia? Ma ti devo dire, quello è stato un mio sbaglio, perché anche il coach me lo dice sempre, devo stare tranquillo, sì, e non fare queste cavolate. Però intanto, perdonami, da lì è cambiata la tua partita. Ti dirò, dal secondo tempo, perché siamo andati negli spogliatoi, mi sentivo non da solo, ecco, abbandonato. Invece sono andato dentro, tutti i miei compagni di squadra sono venuti lì, mi hanno detto: Flavio, abbiamo fiducia in te, continua, vai avanti. E sentendo la fiducia dei ragazzi, io mi sono acceso e poi abbiamo vinto la partita. Questo è quello che può provocare appunto la fiducia nei propri mezzi e la fiducia che si sente da parte dei compagni. Terza vittoria fuori casa per voi. Adesso piano piano volete allontanare sempre di più la zona playout. Ci stiamo provando, abbiamo perso una partita a Piacenza tosta da digerire, tosta, sì, però per episodi che alla fine ci può stare. Era importante riscattarci subito, adesso prepariamo e ricarichiamo le energie per domenica che arriva Fiorenzuola, che tra l'altro mi ha detto ha vinto di 20 contro Genoa. Benissimo, grazie mille, grazie Flavio, buon ritorno, grazie, buona doccia e buona serata. Buona serata. Ciao, grazie. Passiamo quindi il microfono a Umberto De Maria, che intervisterà il coach del match. Buonasera. Abbiamo prima Andrea Auletta, coach di Cassino. Complimenti per la vittoria, coach. Grazie, grazie mille. Ok, perfetto. Salve a tutti. E allora, salutiamo Andrea Auletta, tra i giovani allenatori di Serie A, sì, proprio di Serie B. Sì, sì, te lo auguro, hai visto un augurio in Serie A. Grazie. E stasera però Cassino, la prima parte del match, praticamente non ha giocato, specie da te, quel 2 su 20 davvero era triste, c'è un 20% di percentuale. Non è stato... Sì, devo essere onesto per questa analisi che fa, e credo sia anche merito di Caserta per l'energia che ha messo in campo. Sapevamo che saremmo venuti qui a battagliare, non a caso ci hanno fatto chiaramente soffrire molto. All'inizio la loro energia ci ha messo un po' in difficoltà, non riuscivamo ad entrare facilmente nei giochi, ad essere fluidi nel nostro attacco, e quindi questo poi ci ha costretto anche magari a delle forzature rispetto a quello che siamo soliti fare all'intervallo. Infatti le percentuali stavamo perdendo in qualsiasi voce, dei rimbalzi, dalle percentuali al tiro da 2, da 3, però ecco, credo ci sia gran parte merito di Caserta su questo nostro inizio non bellissimo. Invece diciamo risalta all'occhio Caserta le 21 palle perse, merito di una grande difesa nell'ultimo quarto, dove voi praticamente avete svoltato. Sì, onestamente ragazzi, oggi avevo chiesto un grande senso di responsabilità, perché a Piacenza abbiamo fatto la stessa partita odierna, solo che per episodi, per dettagli, non siamo riusciti a portarla a casa. In difesa siamo stati molto poco intensi a Piacenza, e questo invece l'abbiamo cambiato qui oggi, mettendo più intensità nel finale, provando a forzare palle perse, andando anche in cambi difensivi, e questo nel finale poi chiaramente ha pagato. È normale che ci deve essere anche la fortuna, perché si tira aperti, se la palla non va dentro, come è capitato anche a Caserta, hai più facilità per poter correre e andare in attacco. Guy è stato fondamentale nella seconda parte del match, dove praticamente ha svoltato anche lui, è riuscito a trovare canestri importanti, così come Del Testa, che è stato importante. Sì, con Dincic anche, assolutamente. Sì, Dincic, sì, indubbiamente è stato il capocannoniere, certo, del match. Però i canestri del Testa e di Guy sono stati fondamentali per costruire quel break decisivo, sì, che gli ha permesso poi di mettere il muso avanti. Assolutamente. Flavio è un giocatore di talento, ma come tutti quanti del resto, ormai ci sono delle giornate in cui riesce a realizzare di più, giornate in cui tende a postare più la palla, cosa che deve fare, perché chiaramente le difese, certo, si adeguano su di lui. Però è normale che il tiro aperto anche di Altesta ci ha dato il via per quel sorpasso che poi ci ha permesso di poterla portare a casa. Ok Andrea, l'ultima domanda io la faccio a tutti i coach che sono venuti, sì, a Caserta: la tua impressione su questo campionato, su questa binazionale? Ma come dicevamo anche con il coach di Caserta all'inizio, è un livello molto molto alto, sì, chiaramente non è paragonabile a quella che è stata la B negli anni scorsi. Chiaramente la fisicità è maggiore, anche il talento è maggiore, quindi è anche difficile da scautizzare determinate situazioni, certo, quindi credo che il nostro girone in particolare è anche più difficile e complicato. Altro, sì, rispetto all'altro. Chiaramente bisognerà
battagliare fino all'ultima giornata per poter provare, come il nostro obiettivo è quello di arrivare alla salvezza, e quindi metteremo in campo tutte le nostre forze per ottenerlo. Ok, allora ringraziamo il coach Andrea Oletta della Virtus Cassino e gli facciamo chiaramente un in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Ti smicrofono un attimo e adesso Ciro, arriva Ciro dell'Imperio, coach della aspetta Ciro, dobbiamo microfonare un attimo. Ecco qua, perfetto. Allora Ciro, grande match a Salerno, gara bellissima stasera. Ti dico la sincera verità, alla fine del secondo quarto pensavo Caserta sta cambiando pelle. Abbiamo resistito il terzo quarto e poi non si è capito più niente. Ah, sicuramente quella di Salerno, già ne abbiamo parlato, è stata una partita giocata nel migliore dei modi. Stasera per diciamo gran parte della partita, come dici tu, fino al terzo quarto, siamo stati bravi, soprattutto nei primi 20 minuti di gioco. Abbiamo rispettato il piano partita, abbiamo rispettato quello che era la conoscenza della squadra di Cassino. Sapevamo tra l'altro che era una squadra che non avrebbe mollato anche alla fine del primo tempo, sapevamo che all'inizio del terzo quarto avremmo trovato una squadra che ovviamente avrebbe fatto di tutto per rientrare in partita. Poi un calo ovviamente, sì. Purtroppo l'abbiamo avuto dall'altro lato del campo, dalla metà campo difensiva. E chiaramente in un momento di confusione abbiamo fatto fatica a trovare anche delle soluzioni offensive adeguate. Allora Ciro, per me la sconfitta, il 90% di questa sconfitta la leggiamo nelle palle perse. 21, sì, ho visto. 21, cioè, 21 con totali, 21 palle perse non si va, ma penso che neanche l'Olimpia Milano va avanti. Questo nasce anche da una situazione, vedi, di confusione, come ti dicevo prima. Noi siamo stati anche bravi a recuperare diversi palloni nella metà campo difensiva, sì, soprattutto sì, nella prima parte della partita. Bisogna sicuramente migliorare la gestione dei possessi e probabilmente non andare in confusione e non affrettare determinate decisioni. Infatti c'è stata la confusione proprio nei palloni persi nel secondo, nella seconda parte, cioè diciamo nell'ultimo quarto. Passaggi affrettati anche dovuti a un momento di confusione che abbiamo attraversato. Certo. Questo è chiaro e si è visto in campo. Mi viene in mente la palla persa del passaggio di Niccolò Moffa. Ha provato a dare la palla giù, ovviamente non si sono capiti, quindi però sono 21 palle perse ed è un dato che ovviamente sul fatturato finale della partita. Secondo il mio modesto parere è proprio la chiave di svolta della sconfitta, le 21 palle perse. Assolutamente. Assolutamente, poi vedremo la partita, analizzeremo meglio la situazione e capiremo come migliorarla. Perché adesso giustamente arriva la capolista domenica. Chiaro. Su questo campo il pubblico ha reagito bene, era pieno la tribuna, però chiaramente adesso bisogna giocare con una concentrazione massima. Cercheremo sicuramente di garantire quello che abbiamo visto, perché questa squadra quando è tranquillo e decide di scendere in campo e seguire quelle che sono le regole, il lavoro che stiamo facendo, la squadra dei primi 20 minuti di gioco, anche in parte diciamo del terzo quarto, dove sapevamo di giocare contro una squadra Cassino, che mi permetto di dire, conosco l'allenatore Andrea, una squadra che in questa prima parte di campionato e questo inizio di seconda parte ha dimostrato di poter giocare contro tutti. Chiaramente, ti ripeto, quando l'abbiamo scoutizzata sapevamo che era una squadra che non avrebbe mollato e ovviamente noi dobbiamo essere bravi a tenere la concentrazione e la voglia che abbiamo avuto nei primi 20 minuti di gioco, nei secondi minuti di gioco, e trasportarla su tutti i 40 minuti. Ok, allora ringraziamo Ciro dell'Imperio. Ciro, in bocca al lupo per questa settimana di lavoro. Grazie, crepi il lupo. Fatta in un certo modo, perché domenica giustamente arriva la... Abbiamo poco tempo per preparare la partita, già diciamo il lavoro lo abbiamo, dobbiamo ovviamente lavorare in campo con i ragazzi e provare a prepararla nel migliore dei modi, sapendo di giocare contro una squadra importante che non a caso ha il primato in classifica. Ok, buona serata a tutti. Buona serata, ciao Umberto. Ciao, ciao.